Allora, innanzitutto oggi ne approfittiamo per abbronzarci, data la stagione, ma anche per una bellissima iniziativa. È un'iniziativa meravigliosa che vede la partecipazione di tantissimi studenti di giovanissima età. E io penso che queste sono le manifestazioni che aiutano a formarsi e a educarsi, aiutano ad essere tutti molto più vicini e percorrere questa strada della legalità che intendiamo sbandierare come il nostro vessillo. Lei adesso insomma si è spostato su Reggio Calabria, le piacerebbe tornare a lavorare qua? Di certo il lavoro è tanto. No, ma certamente, questa è la mia città, è la città che conosco, dove ho vissuto per 30 anni da sostituto prima e da procuratore aggiunto dopo, quindi ho delle conoscenze profonde e so di quanto la gente ha bisogno di riferimenti personali ai quali potersi riferire di volta in volta. Ma le posso fare una domanda seria, seria, seria? Ma lei oggi è in forma? La no, vedo informissima, ma come no? No, non tanto, no. No. No, perché non riesco ad allenarmi come invece una volta, quando ero a Napoli, la mattina alle 6, mi facevo la mia oretta di corsa, invece a Reggio è tutto difficile, tutto più difficile. Comunque sì, io le auguro buona fortuna, grazie. Vinca il migliore. Grazie, vinca il migliore, senz'altro. Grazie.